Il puffer tecnico nelle pompe di calore. Ci vuole? Da quanti litri? Beh, sappi che potrebbe addirittura aumentare la vita della pompa di calore. Oggi vedremo questo tema importantissimo, l'accumulo tecnico nelle pompe di calore. Prima però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Oggi affronteremo il tema dell'accumulo tecnico, puffer tecnico, insomma, quell'accumulo di acqua tecnica, cioè quella che gira per l'impianto di riscaldamento da utilizzare in abbinata alla pompa di calore. Se non mi conosci però, prima lascia che mi presenti, io sono Samuele Trento, sono un ingegnere meccanico specializzato nelle pompe di calore e aiuto le famiglie a staccare il contatore del gas per trasformare la loro casa in 100% elettrica e lo faccio attraverso la rete di installatori partner che si sono specializzati proprio in questo sigillo sicuro. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, staccarti per sempre dal contatore del gas, beh, clicca nel link che trovi qui sotto. Torniamo ora all'accumulo tecnico. Intanto facciamo chiarezza. Accumulo tecnico, accumulo sanitario. Si definisce accumulo tecnico o puffer quel serbatoio che hai in centrale termica, dove all'interno c'è acqua di riscaldamento. Qui andi acqua non da bere o da doccia, ma acqua tecnica che gira nell'impianto di riscaldamento. Poi invece c'è il bollitore sanitario, quindi l'altro accumulo che contiene invece acqua calda sanitaria, quella per le docce, per i lavabi, insomma per lavarsi le mani, anche per bere, però è acqua calda sanitaria. Ecco, tipicamente sono due accumuli che hanno dimensioni diverse perché uno è dimensionato, quello per acqua sanitaria, in base alle utenze, cioè in base a quante persone vivono in casa, quante docce, se ci sono vasche, se c'è un impianto di ricircolo. L'altro invece è dimensionato in maniera completamente diversa, ma soprattutto in base alla potenza della macchina, alla tipologia di impianto e a cosa dobbiamo fare con la pompa di calore. Oggi vediamo alcuni aspetti fondamentali dell'accumulo tecnico, del puffer tecnico. Perché va scelto in base a tante cose. Primo di tutto, insomma, è la tipologia della pompa di calore, perché l'accumulo tecnico, il puffer, viene inserito soprattutto, ma non solo, per gli sbrinamenti, cioè per aiutare la pompa di calore a fare sbrinamenti veloci e indolore, cioè avere un serbatoio, avere un polmone d'acqua dove la pompa di calore possa scaricare acqua fredda finché fa lo sbrinamento. Capisci bene che se abbiamo una pompa di calore geotermica, acqua acqua, oppure terra acqua, quindi con sonda chiusa, l'accumulo tecnico in questo caso non serve, cioè non è indispensabile per lo sbrinamento, visto che queste soluzioni geotermiche non fanno sbrinamenti. Invece è importantissimo per lo sbrinamento delle pompe di calore aria-acqua. Quindi possiamo dire che il puffer tecnico è un elemento importantissimo per lo sbrinamento della pompa di calore, per farlo in maniera veloce, ma soprattutto per non danneggiare la macchina. Infatti c'è un punto critico: quando il puffer di acqua tecnica è troppo freddo, ad esempio accendo la macchina per la prima volta anche in collaudo in pieno inverno, magari il 3 di dicembre, potrei trovarmi l'acqua all'interno dell'accumulo tecnico a 10 gradi. Se la macchina parte e dopo qualche minuto entra subito in sbrinamento perché fuori fa freddo, beh, sappi che potrebbe essere molto molto pericoloso perché la pompa di calore sta cercando una riserva di acqua calda che non c'è perché l'accumulo è freddo. Infatti, nella maggior parte delle pompe di calore, quando il puffer è sotto i 18-20 gradi, la pompa di calore neanche si accende, per preservare questo punto critico. Un altro motivo per cui è importantissimo il puffer tecnico è per garantire la portata alla pompa di calore. Le pompe di calore, a differenza delle caldaie, hanno bisogno di una portata d'acqua, cioè di un flusso d'acqua che gira al loro interno molto molto maggiore rispetto a una caldaia. E quindi abbiamo bisogno di questo accumulo dove la pompa di calore, a prescindere dall'impianto, quindi se tutte le testine dell'impianto sono aperte, chiuse, non mi interessa, dove la pompa di calore possa sfogare e far girare continuamente acqua in modo da garantire una buona portata alla pompa di calore. Trasformo questo in delta T, cioè se ho una buona portata nella pompa di calore riesco ad avere un delta T, cioè una differenza di temperatura
tra la mandata della pompa di calore e il ritorno, cioè tra l'acqua che esce dalla pompa di calore e quella che rientra nella pompa di calore, un delta T di 5. Questo è un buon compromesso, poi alcune soluzioni arrivano anche a 3, qualcuna arriva a 7, ecco, però prendiamo come valore medio 5. Devo garantire un delta T di 5, cioè una differenza di temperatura di 5 gradi, e questo lo posso garantire solo se ho una buona portata, e questo a sua volta mi viene garantito grazie a un accumulo tecnico. Perché mi ostino a parlare della portata? Perché con il servizio Raggi X, dove andiamo a aiutare le persone che hanno pompe di calore che magari consumano troppo o non riescono a riscaldare casa, nella maggior parte dei casi il problema dei problemi è appunto la portata, cioè non c'è abbastanza portata per la pompa di calore, non c'è abbastanza flusso d'acqua per la pompa di calore. Un'altra questione importante per cui avere l'accumulo tecnico è quella di non fare troppi attacca e stacca, cioè di non far accendere la pompa di calore e spegnere subito dopo qualche minuto. Perché? Perché le pompe di calore riescono sì a modulare nella loro potenza, ma fino mediamente a un 30% della loro potenza massima. Significa che sotto quella potenza loro si spengono comunque. Se ho un volume d'acqua dove la pompa di calore può scaricare la propria energia, ecco che la pompa di calore potrebbe rimanere accesa per più tempo e non fare molti attacca e stacca, che sono deleteri per la vita della pompa di calore. Più attacca e stacca faccio, più on off faccio, e meno durerà nel tempo la pompa di calore. Per questo è fondamentale monitorare anche la pompa di calore, se non già lo fai, ci sono dei strumenti, ad esempio Foxbox può aiutarti nel vedere quante volte si accende la pompa di calore e già capire se potrà durare molto nel tempo oppure avrà una vita breve perché fa 30 accensioni al giorno. Da considerare poi anche un'altra cosa, la pompa di calore, a differenza di una caldaia, nel momento in cui si accende deve rimanere accesa per X minuti. Perché? Perché deve dar tempo al circuito frigorifero e a tutto il sistema di arrivare a regime. Quindi non posso accendere la pompa di calore e dopo spegnerla entro un minuto, ma deve lavorare per 5, 7, 10, 12 minuti. Insomma, ogni costruttore ha la sua regola. Ecco che se ho un accumulo di acqua tecnica, allungo il tempo di accensione e quindi lascio anche tutto il sistema, il gruppo frigo, il gruppo idraulico, di arrivare in equilibrio e di lavorare bene. Ecco, colgo l'occasione per affrontare l'altro tema del raffrescamento, perché la stessa cosa ce l'ho anche in raffrescamento. Quindi d'estate, quando con la pompa di calore faccio raffrescamento, ho dei minimi minuti in cui lei deve rimanere accesa. Qual è però il problema rispetto al riscaldamento? Che se, per esempio, devo lasciare accesa la pompa di calore per 10 minuti, e lo fai in automatico, ecco, nell'impostazione di fabbrica, non devi fare tu assolutamente nulla, ecco, se rimane accesa per 10 minuti, ma l'impianto, ad esempio, ho solo uno split che sta funzionando, lei si accende, lo split non riesce a portare via abbastanza energia e la pompa di calore rimane accesa e la temperatura continua a scendere, scendere, scendere. Quindi magari ho impostato 10 gradi oppure 8, ma dovendo rimanere accesa la pompa di calore arriverà anche a 7, 6, 5, finché arriva alla soglia minima di allarme. Perché sotto una certa temperatura con l'acqua di raffrescamento non posso andare, altrimenti ghiaccerebbe e succederebbe un pandemonio. Ecco che allora, se ho un buon accumulo tecnico dimensionato correttamente, ho la possibilità di scaricare energia anche sotto forma di acqua fredda se dall'altra parte ho solo una parte dell'impianto che sta funzionando, quindi magari ho solo due split che stanno funzionando, split naturalmente idronici in questo caso, perché stiamo parlando di sistemi idronici. Poi il puffer tecnico viene dimensionato anche in base alla tipologia di impianto che devo riscaldare. Se ho un impianto radiante a pavimento, se ho un impianto a radiatori, se ho un impianto a fancolle. Tipicamente l'accumulo tecnico va ad aumentare il contenuto di acqua che gira, no? All'interno dell'impianto. Quindi cosa si fa? Se ho un impianto a pavimento ho già parecchia acqua che gira nell'impianto a pavimento, quindi l'accumulo tecnico sarà un po' più piccolo. Se ho un impianto a radiatori, visto che c'è meno acqua, lo metterò un po' più grande. Se ho un impianto a fancoil dove di acqua ne gira veramente poca, dovrò sovrabbondare il puffer tecnico. Ecco, questo come ordine di grandezza. Da considerare però un aspetto, che anche se ho un impianto a pavimento e poi mi ritrovo ad avere le testine che chiudono le varie sezioni dell'impianto, ecco, devo considerare al minimo quante testine possono essere aperte,
perché potrebbe trovarmi nella condizione in cui ho un impianto a pavimento di 200 metri quadri e poi solo una testina aperta che fa girare l'acqua. Ecco, considerando anche questa cosa, soprattutto anche in d'estate quando faccio il raffrescamento, è fondamentale dimensionare correttamente il puffer tecnico. Quindi, ricapitolando, quanti litri di puffer tecnico, dove posizionarlo, come combinarlo con l'impianto, cioè come separatore idraulico, come puffer sul ritorno, cosa che non amo particolarmente, ecco, è in mano al costruttore della pompa di calore, al progettista, ma soprattutto all'installatore che con la propria esperienza ha visto altre pompe di calore funzionare, le tiene monitorate e sa costruire per il caso specifico, perché non c'è una regola generale, ma bisogna analizzare il caso specifico per creare un vestito su misura. Ecco, questo è anche quello che facciamo in Sigillo Sicuro con la rete partner di installatori che trasformano le case in 100% elettriche. E se anche tu vuoi smettere per sempre di pagare la bolletta del gas, vai nel link qui sotto.